Partita pesante e sicuramente anche tensione. Andrea Milanesi, comunque, con i suoi giovanissimi regionali A2 oggi hanno preso in un campo pesantissimo qui al Madonna del Latte contro il Fontanelle Branca 3 punti importanti per il morale, no? Importanti per il morale, importanti per la classifica, ma importanti soprattutto per sto gruppo di ragazzi qua. Noi abbiamo costruito, siamo ancora in costruzione perché ogni domenica c'è sempre qualcosa che diciamo, sorprendiamo per quanto riguarda sti ragazzi in campo. Io sono contento per quello che stanno mettendo, non oggi. Non oggi, ma fin dal primo giorno di preparazione, quindi 3 punti, ma poi alla fine i 3 punti è un dato numerico, quello che noi guardiamo va al di là, insomma, dei 3 punti. Un progetto iniziato con il Madonna del Latte da sempre e siete sempre sulla stessa strada, quella bella, no? Noi, la nostra soddisfazione, mi ricordo che quando sono partito nel 96, 96-97, ho visto, notato proprio la crescita costante che questa società ha fatto. Eravamo pochi all'inizio, adesso siamo diventati una società con dei numeri importanti. Anzi, noi ci divertiamo per questi ragazzi perché alla fine noi quello che facciamo poi lo facciamo in funzione loro. Quindi noi siamo a loro disposizione per quello che fanno, ci divertiamo anche noi, ma lo facciamo ovviamente per loro, quindi la nostra è una passione. Un'ultima battuta mentre l'MDL se ne va, un gruppo numeroso anche quello dei giovanissimi che condividi alla guida anche nello sperimentale con Luciano Gatticchi. Ma infatti poi è qua, e infatti io lo vorrei un attimino qua. No, vieni qua, Lucio. Infatti, ecco, proprio come ultima, diciamo, battuta che si può fare, ovviamente noi gestiamo un gruppo di 29-30 ragazzi, facciamo 2 campionati, uno sperimentale e un regionale, e penso che siamo una coppia che, oltre ad avere una certa esperienza in campo, insomma, ci divertiamo a stare con questi ragazzi. Quindi con Lucio c'è un'amicizia prima di tutto e poi c'è un'unità di intenti che è fondamentale, insomma. Una battuta con Luciano. Sì, diciamo quello, penso che abbia detto tutto quanto Andrea. E niente, stiamo lavorando, stiamo migliorando. Io lavoro per preparare i ragazzini più piccoli a poter salire con gli allievi regionali, con i giovanissimi regionali. Scusate che abbiamo vento, sono un po' emozionato. E niente, stiamo lavorando bene, ma ha detto bene prima il mister, siamo amici e soprattutto lavoriamo con il cuore per creare potenziali giocatori, ma soprattutto per far divertire questi ragazzi. Questo è il nostro obiettivo. E allora, al di là che l'MDL se ne vada o no, comunque la realtà c'è, i numeri sono cresciuti. Tu sei andato e tornato, e se uno torna, un motivo ci sarà. Sì, diciamo, sono molto legato a questa società e soprattutto ai miei colleghi, chiamiamoli così, che sono soprattutto amici. Mi è mancata per 2 anni, anche se sono stato in una società dove ho ritrovato, come tu sai, un altro mio amico che purtroppo non c'è più, però diciamo, sono ritornato molto volentieri per far bene, questo sì.